Weekend low cost dietro casa? Ecco 5 motivi per andare a Tirana. Prima di tutto fate un salto al quartiere hipster della città, pullula di localini super colorati e dal mood estremamente giovanile. Già che ci siete, fatevi una scorpacciata di sapori tipici, tra questi la burek, i peperoni ripieni, chiamati spezza tembusciura, e la esplosiva melanzana ripiena, chiamata imman bayaldin. Andate a scovare la coloratissima street art della città. Ci sono davvero tantissimi murales, tutti molto vivaci, disseminati per le vie del centro. Andate al Bunkart, pezzo importante della storia del paese. Questo in particolare è il 2 e si trova in centro. C'è anche l'1, più antico e decisamente più grande, che potete raggiungere in appena mezz'ora con un bus cittadino. E per ultimo non perdetevi il primo monumento d'Europa di bus bloccato sul fiume. Perfetto estratto della guida cittadina, direi. Consiglio, scegliete un hotel vicino al centro ma non troppo. La città è particolarmente rumorosa e per stare tranquilli abbiamo scelto questa Oasi Art Attack, che oltretutto costa meno di 30 euro a notte. E i voli dall'Italia costano meno di una cena al ristorante. Ci siete stati? Vi piacerebbe fare un